Una minoranza creativa presenta Via Crucis, dalla Bibbia alla Sindone, di Don Ioannis Lazzigaid, edizioni Shalom. Tutti i diritti sono riservati. Nona stazione. Gesù consola le figlie di Gerusalemme. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Il Vangelo. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi, e alle colline: Copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? La Sindone. Come mai sul volto dell'uomo della Sindone persiste tanta sofferenza, ma anche tanta ineffabile dolcezza? Il viso, tra le parti del corpo, è quello che presenta più traumi, eppure, secondo Max Frei, quel volto del sudario impressiona per la sua maestosa, triste serenità. Forse, nonostante la ferocia dei maltrattamenti, si può riscontrare tanta dolcezza sul viso dell'uomo della Sindone perché ha avuto l'incontro con la madre lungo la via dolorosa? Oppure perché aveva la consapevolezza che si stava compiendo la missione per la quale era venuto nel mondo? Oppure perché il suo volto era fissato nell'attimo della risurrezione. Il volto di Gesù emana triste e maestosa serenità. È quel volto che, pur sofferente, ha saputo consolare le figlie di Gerusalemme. Gesù, ho fermato il mio cammino verso il Golgota per consolare le figlie di Gerusalemme e per far capire loro che io non ho bisogno delle lacrime e del pianto, ma della conversione e della fede. Le lacrime, se non esprimono una vera conversione, non valgono a nulla. E il pianto, se non è espressione del desiderio di operare contro l'ingiustizia, è del tutto inutile.
Non basta solo piangere, perché se non vi convertirete e non farete opere di conversione, il pianto resterà vano. O uomo, non fermarti a guardare l'ingiustizia piangendo in modo sterile. Quando vedi l'ingiustizia, impegnati a sconfiggerla con opere di carità e di giustizia, avvalorate dalle lacrime del cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie.